Spirito Santo. Inizia oggi la Quaresima, che va vissuta nell'amore. E nella penitenza, cioè non è una penitenza la nostra che ci pieghi come giunchi su noi stessi a considerare la nostra miseria, ma è una penitenza che ci sottragga all'attenzione delle altre cose e ci faccia ascoltare la parola di Dio, la parola dell'amore che ci invita. Il nostro Dio è un amore invitante, è per questo che ci chiama a riflettere per 40 giorni. È una Quaresima piena di Dio, piena del Padre, del Figlio e dello Spirito. E vorrei che noi entrassimo così nella Quaresima, in questa atmosfera, per non passare il nostro atteggiamento e non passare la chiamata di Dio alla Quaresima. La Quaresima che si conclude con la Pasqua di Resurrezione. Cioè non dobbiamo vedere la parte, diciamo, negativa, digiuno, penitenza, raccoglimento, alienazione delle altre cose che possono mortificare l'uomo, ma vedere il positivo della Quaresima, che comporta pure il digiuno, l'accoglimento, la preghiera, ma tutto questo in chiave di amore. Io penso a Gesù in questo momento, che viene unto nello Spirito Santo dal Padre, proprio nel battesimo. Il Padre, ripetendo nel tempo l'unzione eterna nello Spirito, per cui l'ungente versa l'unzione sull'unto, come dicono i padri. Nel battesimo manda lo Spirito Santo l'unzione su suo Figlio, che ascolta lui l'unto, la voce dell'ungente: ecco il mio Figlio diletto, in cui ho posto la mia compiacenza. Il compiacimento del Padre, la compiacenza del Padre è l'amore che si riversa nel Figlio. Ed è l'amore del Figlio, unto, che nello Spirito grida: Abba Padre. Sospinto dallo Spirito, Gesù va nel deserto, è lo Spirito che lo conduce, l'amore, lo conduce nel deserto, non tanto per fargli penitenza, no. C'è un deserto e deserto. Qui è il deserto in cui Gesù si deve incontrare con il Padre, il Verbo incarnato, unto nella sua umanità e inviato come Messia, adesso si deve incontrare con il Padre, concordare con il Padre, attingere forza e amore
dal Padre, ed è l'amore, persona che abita in lui, che lo sospinge nel deserto perché ritorni al Padre, si incontri con il Padre per ricevere istruzione dal Padre, concordare col Padre l'opera salvifica. Perciò la dimora di Gesù nel deserto, guardata al positivo, è un deserto di amore che ripete un po' l'atmosfera di Osea 2. La condurrò nel deserto, la parlerò al tuo cuore. Ed è lì Gesù che ha preso nel Giordano tutte le infedeltà degli uomini, tutti i peccati degli uomini, e li conduce nel deserto. Ed è lì il Padre che ripete come ad Osea, in Osea, alla sposa. La purifica da tutte le sue perversioni. E Gesù, carico dei peccati, che si lascia purificare dall'amore del Padre. Gesù conversa con il Padre per 40 giorni, ecco il lato positivo. Per 40 giorni parla con il Padre, si raccoglie per la grande missione che poi annuncerà a Nazareth. Lo Spirito del Signore su di me, perché Egli mi ha unto e mi ha mandato. Anche noi siamo nel deserto, scendiamo nel deserto con Gesù e parliamo con il Padre. Verrà il maligno a darci. Ci saranno tutte le tentazioni dell'uomo che non vuole farsi assorbire da Dio, tutte le resistenze umane, delle tre concupiscenze, ed è il maligno che personifica le tre concupiscenze per distogliere Gesù e l'uomo in Gesù dall'amore verso Dio, dal ritorno a Dio, dal ritorno alla Pasqua, alla resurrezione, all'Eden nuovo. E allora con questo spirito noi entriamo nella Quaresima e ascoltiamo la voce di Gesù. Appena egli esce dopo il combattimento col maligno, incomincia a predicare nello Spirito Santo, nella forza dello Spirito. Convertitevi, credete al Vangelo. Convertitevi, credete al Vangelo. Il Regno di Dio è venuto. È Lui che ha realizzato in sé il Regno di Dio e comincia a realizzarlo qui, chiamando i primi discepoli e invitando tutti alla conversione. Convertitevi e credete al Vangelo, la buona notizia, che Dio è sceso in mezzo agli uomini per salvarle. Questa è la grande notizia. Con questo spirito, in un grande amore, nello Spirito Santo, come Gesù, iniziamo la Quaresima. Lo Spirito Santo condusse Gesù nella Quaresima. Lasciamoci condurre dallo Spirito, dall'amore. E lasciamo che Dio parli al nostro cuore e che il nostro cuore parli a Dio. Ti fidanzerò di nuovo. Ti purificherò dai Baal. Ti sposerò di nuovo. Ti rimetterò il canto sulla bocca. Tu mi chiamerai marito mio. Ecco, così entriamo nella dimensione nuziale, che è la vera dimensione del rapporto dell'uomo con Dio.
che Dio amore, e tutto quello che fa, lo fa per amore, ci unge con lo Spirito, anche noi siamo degli unti, la sua unzione rimane dentro di noi, permane dentro di noi, lasciamo che la fragranza di questa unzione divampi nel deserto, nell'accoglimento, nella preghiera, durante questi 40 giorni. Ma impediamo alle tre concupiscenze di ostacolare questo rapporto di amore con nostro Dio. Ecco perché dobbiamo lavarci, purificarci, dire sempre di no a tutte le seduzioni, tentazioni, perché non siamo distratti da questo colloquio di amore con nostro Dio. La liturgia ci dà il senso della penitenza, però vorrei che questo senso della penitenza fosse pervaso da questo senso di amore, e che il deserto in cui entriamo stasera con la Quaresima sia il deserto non della desolazione, ma della presenza, nella presenza di Dio, della consolazione. Ossia il deserto è riempito dalla presenza di Dio. Dio si trova nel deserto, anche il diavolo si trova nel deserto. Siamo posti tra due spiriti, ma il Dio è con noi. Il diavolo può turbarci, può sedurci, può farci sentire la sua voce, ma noi sappiamo come rispondere per non lasciarci così distrarre da Dio. E se proprio ci secca, dovremmo dire con Gesù: vattene via, adorerai il Signore Dio tuo, a Lui solo servirai. Saranno con noi gli angeli, perché nel deserto ci sono gli angeli, quelli che servivano Gesù, i suoi angeli, perché ricordiamoci che gli angeli sono di Lui, di Gesù, perché in Lui furono create tutte le cose, quelle della terra e quelle del cielo, cioè dominazioni, troni, potestà. Gli angeli sono i suoi angeli. Quando verrà nell'ultimo giorno, lo accompagnerà la schiera degli angeli, dei suoi angeli. E Gesù viene nel deserto e gli angeli lo servono. Con noi ci sono gli angeli. Noi siamo l'uomo Gesù, lì nel deserto, pronti ad incontrarci con Dio, ma anche pronti a combattere contro colui che vuole stornarci da Dio. Iniziamo così la liturgia con questo introito che si appella all'amore. E il testo della Sapienza 11, bellissimo testo, dove già abbiamo il tono dell'amore, il tono della gioia, entrando nella penitenza. Tu ami, o Signore, tutte le tue creature, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio, il tuo Spirito è in tutte le cose. Preghiamo. Raccogliamoci in preghiera. Quando il sacerdote dice preghiamo, è un invito che va seguito. Poi il sacerdote farà la colletta, raccoglie le preghiere e li presenta a Dio. Oh Dio
nostro Padre, o Dio Abba, concedi a questo popolo di iniziare col digiuno il cammino della vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi dello spirito il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso benediciamo l'uomo vecchio, cioè ricordiamo all'uomo che è cenere, e cenere diventerà, e la cenere non può ereditare il regno di Dio. Deve incenerirsi tutto ciò che è peccato. Ecco perché il Signore ci ricorda che cenere siamo, polvere della terra siamo, e polvere ritorneremo, ma il soffio di Dio resta in eterno. Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga questo atto penitenziale che stiamo per compiere. O Dio, che non vuoi la morte ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra preghiera e benedici queste ceneri che stiamo per imporre sul nostro capo. Accogli con paterna bontà la preghiera di questo popolo e ricevano tutti l'autore, l'austero simbolo delle ceneri, attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima, giungono tutti completamente rinnovati nel tuo Santo Spirito a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Adesso leggiamo la prima lettura, poi innestiamo il salmo responsoriale, imponiamo poi alla fine le ceneri e poi continuiamo nella Santa Messa. Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si sente e si impietosisce riguardo alla sventura. Chissà che non cambi e si plachi e lasci dietro a sé una benedizione? Offerte liberazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate un'adunanza solenne. Radunate il popolo, indite un'assemblea, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangono i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità al vituperio e alla tua derisione di genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostri geloso per la sua terra e si muova a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Col salmo responsoriale entriamo in preghiera e proseguiamo con la preghiera.
Eccoci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Allontanate da te. Ecco, entriamo nel clima di Osea, capitolo 2. Accusate vostra madre, accusatela, figlie, perché essa non è più mia moglie ed io non sono più suo marito. Signore, la tua gelosia per noi è come quella del marito per la moglie, perché tu ci hai amata la follia, tu sei l'amore, e noi abbiamo tradito il tuo amore. La nostra comunità ha tradito l'amore, e noi figli della comunità ci siamo allontanati dal tuo amore. Tu non sei più nostro marito, noi non siamo più tua moglie. Eppure tu ci avevi scelto, ci avevi dato l'amore, ci avevi dato il grano, il vino, perché noi mangiassimo il tuo pane, bevessimo il tuo vino. E abbiamo dato il pane nostro, il pane tuo agli altri. Abbiamo dato il vino nostro agli altri. Tu ci hai rivestito di monili, ci hai ricoperto di argento ed oro, e noi
abbiamo dato ai Baal il nostro oro e il nostro argento. Tu ci avevi dato la lana e il lino per coprire la nostra nudità. E noi ci siamo liberati della lana e del lino. Abbiamo scoperto la nostra nudità. E siamo qui adesso perché tu ci chiami. Tu ci chiami a penitenza. Tu ci dici, io devasterò le sue vite e i suoi figli. La ridurrò a una sterpaglia. Le farò scontare i giorni dei Baal, quando seguivi i suoi amanti. Perciò ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Oh Gesù, con te noi siamo nel deserto. Tu ci unisci a te in questo momento e ci fai incontrare con il Padre. Noi piangiamo tutte le nostre aberrazioni. Abbiamo peccato allontanandoci da Dio. Il grano, il vino che ci era stato dato, lo abbiamo disperso e dato agli altri. Abbiamo fatto focacce per i nostri idoli del pane e abbiamo fatto libazioni ai nostri idoli con il vino che tu ci hai dato. Abbiamo fatto amuleti con l'oro e con l'argento. Abbiamo servito i Baal, le nostre passioni. Avevi coperto la nostra nudità con lano, argento e bisso. E noi abbiamo buttato al vento le nostre vesti. Ci siamo mostrati nudi, seguendo le vie del mondo, i nostri amanti. Ma il tuo amore è più grande delle nostre aberrazioni. Il tuo amore vince. Ecco, tu distruggi tutto il male che noi ci attiri nel deserto, perché vuoi parlare al nostro cuore. Parlo, Signore. Parla perché il tuo servo ti ascolta. La tua sposa infedele ti ascolta. Vuole ritornare a te. Vuole diventare di nuovo la tua moglie e vuole chiamarti ancora una volta marito. Lode e gloria a te, Signore. Se peccati davanti al Signore, non abbiamo vergogna di confessare il nostro peccato. Questa comunità e i figli di questa comunità che siamo tutti noi, cominciando da me, abbiamo peccato davanti a Lui. Abbiamo sperperato il patrimonio suo, il pane, il vino, l'olio, le vesti, l'oro, l'argento, i carismi, i doni, le parole che lui ci dava. Abbiamo seguito le nostre passioni, le nostre aberrazioni, i nostri piccoli idoli. Oh Signore, io metto davanti a te tutti i miei peccati, perché tutto quello che tu dici è vero e voglio tornare a te nel pianto. Convincimi, Signore, del mio peccato. Mostrami, Signore, il mio peccato, perché i miei occhi sono ciechi e non vedo il mio peccato. Mordi il mio cuore, perché io riconosco il mio peccato e lo confesso davanti a te. Fa che faccia divampare il tuo amore quando confesso il mio peccato.